Cecchini, un progetto per il porto di Pesaro, un progetto dedicato ai giovani che guarda a una visione più giovane del porto di Pesaro. Certamente. Allora, questo concorso si colloca all'interno di un'attività di ricerca più ampia che si chiama Young Architects Competition. In generale la ricerca è un'attività di valore inestimabile, con difficoltà spesso si riesce ad afferrare l'importanza della ricerca anche in campo architettonico di pianificazione territoriale. E a questo fine noi desideriamo rilanciare proprio l'attività di progettazione, l'attività di ricerca, dichiarando che non è possibile ricorrere a soluzioni stereotipe, a archetipi o tipologie che ripropongono cose già viste o fatte per un uomo diverso rispetto all'uomo contemporaneo, chiaramente. E a questo scopo, desideriamo, per promuovere questo discorso di ricerca, chiedere, nei luoghi dove si fa ricerca, per esempio le università oppure gli studi, comunque sia giovani che hanno ancora necessità di affermarsi. E per questo la nostra ricerca sarà young, sarà giovane. In secondo luogo, i temi che noi proporremo saranno tutti temi d'architettura, ma temi chiaramente concreti. E a questo fine abbiamo chiesto qui all'amministrazione, che ci ha fornito il primo tema di concorso, che appunto è Smart, che è appunto il porto di Pesaro, la zona dell'ex cantiere navale. Quindi faremo temi d'architettura rivolti a giovani. Infine ci chiediamo come si può fare ricerca, come fare una ricerca che premi, che sia stimolante, che apra un discorso, una relazione dialettica fra i partecipanti. E ci è sembrato immediato puntare sul concorso. In questo modo riusciamo a mettere sul piatto più idee, a stimolare le persone, la riflessione attraverso appunto questa logica della competizione, ma anche un confronto proprio più pacifico, più disteso. E quindi Young Architects Competitions. Alessandro Liuti. Ok, con Alessandro Liuti parliamo della parte più tecnica di questo concorso appunto dedicato ai giovani. Sì, noi appunto abbiamo voluto calare questa iniziativa sul territorio del Pesarese per iniziare questa avventura, trovando lo snodo nevralgico dell'ex cantiere navale appunto del porto un ottimo banco di prova per questa iniziativa. E quello che vogliamo fare per attirare a Pesaro giovani menti, giovani idee anche in grado di rilanciare un turismo in crisi in questo momento, che non è crisi solo per la cantieristica navale, ma per l'economia in generale. Vogliamo attirare idee per rilanciare la città dal punto di vista architettonico, dal punto di vista turistico, dell'intrattenimento, per colmare quella necessità che riscontriamo in molte fasce giovani d'età. Di voglia di svagarsi anche, voglia di fare e trovare turismo. Ciò lo vogliamo fare appunto mettendo sul tavolo più proposte progettuali possibili per questa vocazione ludico-ricreativa, per questa vocazione di ridisegnare lo skyline della città, con un watermark ad esempio esemplare in quel punto di Pesaro, proponendo giardini acquatici, proponendo piazze di ritrovo e tutto questo mirato a rivalutare le risorse del territorio. Pesaro ha molto da offrire, soprattutto in questa zona di pregio e lo scenario del Parco San Bartolo, assieme al rapporto con il mare, sicuramente da rivalutare, sono molto attrattive anche verso realtà straniere, quali ad esempio San Diego, che ci ha contattato chiedendo appunto di ragionare assieme su soluzioni per le aree portuali, in quanto la tematica è attuale a livello globale. E ci auguriamo che il laboratorio urbano che vogliamo iniziare qua riesca a dare risposte su larga scala.